Buongiorno a tutti, oggi parliamo degli inizi del Terracina Calcio, faremo una breve storia perché ci troviamo adesso in questo momento in cui stiamo girando nell'abitazione di un'amica che si chiama Di Biagio, quindi è, come avrete capito, la nipote del fondatore della squadra del Terracina Calcio, che iniziò la sua attività, uno dei fondatori, se non il finanziatore principale, giusto? Abbiamo così l'amica Grazia Di Biagio, che ci parlerà un po' di questa cosa. Come è cominciata questa avventura della Di Biagio? Praticamente è stata fondata nel 1925 come società sportiva Francesco Di Biagio. Chi era Francesco Di Biagio? Francesco Di Biagio era il fratello di mio nonno, Giannino. Oh, sì. Che morì durante la prima guerra mondiale. Era un aviatore? Era un aviatore, sì. Ed è deceduto proprio verso la fine della prima guerra mondiale. E ha ricevuto post mortem la medaglia a onore. Mm-hmm. Ed è iscritto anche tra i caduti della guerra che si trova nel monumento che si trova a Piazza Garibaldi. Ho capito. E in onore di suo fratello fu istituito il gruppo Amatori Calcio. Poi il calcio Terracina si è sviluppato entrando anche nelle categorie superiori di quelle. Sì, ecco, leggo un attimo la cronistoria della società. Nel 1925 c'è la fondazione della società sportiva Francesco Di Biagio Terracinese. Nel 1926 inizia un'attività a carattere locale. Nel 27-28 la squadra risulta terza nel girone unico della terza divisione laziale. Nel 28-29 quarta nel girone A della terza divisione laziale. Nel 29-30 seconda nel girone A della terza divisione laziale, prima nel girone finale, viene promossa nel campionato di seconda divisione. Nel 30-31 arriva settima nel girone unico della seconda divisione laziale. Nel 31-32 decima nel girone unico della seconda divisione laziale. Nel 32-33 settima nel girone unico della seconda divisione laziale. Nel 32-33 si ha solamente un'attività, diciamo, a carattere locale. Nel 33-34 nel girone A della terza divisione, undicesima la zona Lazio, prima nel girone finale, è campione laziale di terza divisione e viene promossa in seconda divisione. Nel 34-35 quarta nel girone unico della seconda divisione, undicesima zona, e nel 35-43 è radiata nel 1937 a seguito, come si evince da un comunicato ufficiale del direttore divisione superiore del 1 luglio 1937, pubblicato sul Littoriale del 4 luglio 1937, pagina 4, che alla sezione cancellazione dai ruoli federale recita squadra società sportiva Di Biagio Terracina, quindi viene sospesa praticamente forse per la poca attività. Ovviamente segue il 43-45, in questo periodo l'attività della squadra viene sospesa per le cause belliche, e poi dopo, nel dopoguerra, che inizia nel 45-47, partecipa al campionato di seconda divisione laziale. Fino a che anno esisterà questa squadra? Vediamo un attimino. Il nome Di Biagio ricompare ufficialmente nel 1956, quindi fino intorno alla metà degli anni 50 la Di Biagio continua a mantenere il nome. E in quel frangente era già morto mio nonno, morì nel 1955, e mio nonno era un assistente della bonificazione Puntina. Uh-huh. E acquistava i giocatori e affrontava le spese di viaggio della uh-huh. squadra con il proprio patrimonio, e praticamente tutti i pagamenti si facevano a nome di mio nonno, personale a nome di mio nonno. Uh-huh. Dopodiché, morto mio nonno, c'è stata la crisi, diciamo, finanziaria della squadra, per cui il debito che aveva mio nonno si è trasformato in debito agrario,
sostenuto dal Banco Santo Spirito di allora, e di fatto hanno pagato gli eredi con le proprietà terriere di mio nonno. Ah, quindi cioè, la vostra famiglia ci ha rimesso, insomma. Sì, 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 abbiamo avuto, i miei antenati hanno avuto problemi finanziari. Parliamo di questioni di quasi 100 anni fa, quindi esatto. È difficile ricordare un attimo quello, ricostruire quello che è successo. Tanto è vero, abbiamo cercato le foto, diciamo sono un po' disperse, abbiamo trovato solo questa che vedete qui. Sì. E quindi... Anche per gli eventi successivi, purtroppo non avevano diciamo, un legame così forte gli eredi con quello che era stato poi la società sportiva, per ovvie ragioni. Mm-hmm. Hai idea perché questa passione, hai sviluppato questa passione per il calcio? Ma per quello che posso riferire io, conoscendo anche mio padre dalla nascita ovviamente, la passione per il calcio doveva essere proprio insita nel sangue di mio nonno, cioè. Perché l'ha trasmessa anche a mio padre. E, però per quello che appunto è avvenuto mio padre poi non ha mai proseguito la vita diciamo sportiva dal punto di vista professionale, però l'amore per il calcio e per lo sport in genere c'è in mio padre, e per il calcio mio nonno era aveva sviluppato una passione particolare, forse all'epoca c'erano poche passioni, oltre al ciclismo, che diciamo è lo sport principale. Anche la box in quel periodo. La box era diciamo una professione, più che passione, era proprio una professione, che io sappia, perché c'erano persone che si dedicavano alla box in modo totalitario del loro tempo. Abbiamo avuto molti boxer italiani all'estero famosi, sì. Per questo, per come professione. Come passione direi il ciclismo e il calcio prima di tutto, sì, sì. Tra le passioni. E, poi purtroppo è morto diciamo inaspettatamente in poco tempo, perché si diagnosticò un tumore ai polmoni con metastasi, per cui non ebbe neanche il tempo di mettere diciamo un ordine anche a quello che riguardava appunto lo stato finanziario della società sportiva, altrimenti l'avrebbe sicuramente fatto. E poi anche perché aveva la possibilità economica, mio nonno aveva molte proprietà, per cui diciamo che non voleva assolutamente arrecare danno né alla famiglia né allo sport. È stato proprio l'evoluzione della malattia che ha compromesso poi la giusta evoluzione delle cose. E, per quanto riguarda poi il nome scelto, mio nonno apparteneva a una famiglia dove avevano come eredi solo tre maschi, che erano lui e gli altri due fratelli. Francesco, che è morto durante la seconda guerra, la prima guerra mondiale, e l'altro successivamente, Francesco, è morto in seguito alla guerra Italia-Grecia, nel momento in cui abbiamo invaso la Grecia, diciamo, sì, lì sì, è sì. Morto. Nel momento in cui stava esercitandosi per partire per la guerra, per un guassamotore è precipitato. Sì, e quindi anche per questo diciamo l'attaccamento al nome è stato così grande che ha voluto poi mantenerlo per quanto è stato possibile, anche per la sua amore che era appunto calcio. Sì, diciamo, e poi era molto amato dai telecinesi. Il nome è arrivato fino adesso, praticamente sì. Si può dire che è quasi entrata nella leggenda del calcio terracinese, si nomina sempre la Di Biagio, sì, ma pochi sanno chi veramente ci ha messo del suo, sia di lavoro che di denaro, sottraendo anche risorse importanti alla famiglia. E purtroppo il problema economico è un problema che ha segnato il calcio terracinese diciamo dal 1925 fino ad oggi. Vediamo sì. Che il problema principale del Terracina Calcio sono i soldi, perché
perché purtroppo senza soldi mantenere una squadra è costosissimo. Sì. Hai qualche curiosità, qualcosa da dire? O... parliamo del Gagliardetto, di che cosa era? Ah, purtroppo sì. Sì, esisteva una reliquia, dovevate sapere, sì, che all'ingresso del vecchio stadio, quello che è stato abbattuto per fare quel bel caseggiato lì che conosciamo tutti e di cui magari parleremo un attimo quando faremo una storia più completa, esisteva un simbolo, un emblema, che cos'era? Sì, era uno scudo. Uno scudo. Era uno scudo con sui colori della Di Biagio, bianco celeste, con scritto appunto Di Biagio, ed era proprio affisso alla porta d'ingresso. Era l'ingresso, qualcuno vedrà nelle foto d'epoca più anziani, insomma, chi andava allo stadio ricorderà una specie di colonnato che praticamente quello era l'ingresso allo stadio. In effetti quello era quello che rimaneva del palazzone che stava lì bombardato durante la guerra, un palazzone antico, sì. Era rimasto solo quella cosa lì e l'hanno buttato giù per costruire case. Lì era costruito questo scudetto, praticamente questo stemma della Di Biagio, sì, che era, sì, diciamo abbastanza antico, no? Sì, sì, stemma, sì, della società. Esiste da quando c'è la società, da quando si allenava nel vecchio campo sportivo. Ecco. E mio padre un giorno che passava di lì mentre si demoliva lo stadio, le mura dello stadio, ha tirato fuori dalle macerie questo stemma che era stato accantonato con i resti del muro abbattuto, e l'ha portato a casa. L'abbiamo mantenuto fino a qualche tempo fa, poi alla fine è stato buttato via. Sembra, sicuro? Sembra che sia stato gettato, quindi, via. Perché mia madre, devo dire, mia madre quando è sola e quando decide di fare, diciamo, le pulizie di casa, decide anche il destino di alcune cose. Voglio aggiungere anche che, insomma, non ci siamo più ritrovati i vinili di tanto tempo fa, insomma, cose che oggi sono diventati vintage, però nel periodo in cui erano dichiarate cose vecchie, superate, mia madre si è tenuta a questa filosofia, insomma, ecco. Spero che ricordi male di averlo buttato da qualche parte. Potrebbe essere ancora qualche parte. Comunque, forse, assicuriamo, se viene fuori da qualche parte, da qualche magazzino, sì, capotino, noi lo faremo vedere, lo fotograferemo, certo, e certo, vedremo un attimo di dargli in giusta collocazione. Giustamente mi hai preso un po' in contropiede, per cui non ho avuto possibilità di fare le infatti, ricerche. Diciamo, sì. Se non è altro da dire, vorrei un attimo fare una cronistoria della squadra, poi che cosa è successo dopo la seconda guerra mondiale con Terracina tra le macerie. La parola d'ordine è stata ricostruzione, si è ricostruito Terracina, il vecchio stadio non esisteva più, si è accasato per un periodo di tempo allo stadio detto della Mazzatura, che era sito nella riserva del Buon Governo, ma però questo trasloco durerà solo pochi anni, perché poi bisogna sempre tenere conto delle condizioni dell'epoca, perché cioè Terracina dopo la guerra era povera, c'era una comunità di pescatori, varie etnie, e quindi a pochi passi dal porto sorgerà poi il nuovo impianto sportivo calcistico, il Bonaventura Mattias, che assunse il nome del primo presidente della squadra biancocelestre. Qui inizia il vero mito del Terracina, sotto la guida del sormare con la volpe del mecenate Bibi Carucci iniziano gli anni ruggenti, praticamente diventa una squadra molto forte. I biancocelesti raggiungono il campionato di promozione mettendo a colpo una serie infinita di risultati utili consecutivi,
E quindi sicuramente il Terracina Calcio resta molto legato al Mattias. Praticamente il Terracina arriva al suo apice nell'aprile 40 quando nel Mattias, in un Mattias stracolmo, i Tigrotti, il Terracina Calcio, travolge il Cinzia e si regala la Serie D. Ma però questo festeggiamento dura poco perché nello stesso anno viene deciso purtroppo da scelte scellerate di politici locali di abbattere lo stadio terracinese, spazzando via così la storia praticamente del calcio come è stata conosciuta, perché il calcio era proprio nel cuore di Terracina e adesso è stato inserito in un luogo, direi perlomeno ameno, cioè non fa parte più della città, ma bisogna arrivare fuori, una zona abbastanza distante. E quindi ecco, così conosciamo tutte le vicende attuali del Terracina Calcio che si è trascinata. Posso? Sicuramente se lo stadio fosse rimasto a Terracina sarebbe stato diverso, la squadra sicuramente sarebbe Ma cresciuta di più, avrebbe avuto un'altra evoluzione. Purtroppo si è deciso di costruire quel caseggiato lì, distruggendo il centro di aggregazione sportiva della città e oltretutto costruendo sui resti direttamente sui resti del molo romano di Traiano. E quindi è stata una disfatta totale per la città. Ecco, ricordiamoci alle elezioni di non affidarci a gente ignotante, perché poi i danni per la città sono permanenti. io voglio aggiungere anche che per quanto riguarda la domanda che mi facesti riguardo la passione per lo sport, Nicolina Mattias, la nonna di mio padre, era parente di Mattias Bonaventura. Se, non so se fosse proprio anche proprio la sorella. Dovrei chiedere. Però ecco, erano parenti, quindi ecco, Bonaventura Mattias ritorna nella mia famiglia perché Quindi è Nicolina una famiglia Mattias, continuamente legata sì, al calcio, è proprio c'è avuto un, Nicolina diciamo, Mattias era la nonna proprio, un la mia prosieguo. bisnonna, ecco, quindi proprio tutte inserite nella mia Tutto famiglia. inserito nel pallone. Va bene, penso che non ci sia più niente da dire. Ringraziamo Grazia per il Ringrazio voi, mi viaggio. spiace di avere poche nozioni, Purtroppo abbiamo però. questa foto che abbiamo inquadrato fissa, solo questa abbiamo ritrovata. Purtroppo Come avremo altro immateriale? se troveremo altro materiale, metteremo là. Abbiamo questa foto di inizio anni 50, scattato. Quello è tuo nonno? Mio nonno, sì. Ecco Come qui. vedete, con la sigaretta in bocca, purtroppo poi l'ha tradita questa attività da fumatore. Eh sì, Eh sì. purtroppo è E stata. poi il parente invece di mia madre, cosiddetto Mazzagliatta come soprannome, Sì, era il Mazzaia. Mazzagliatta, era il custode Ed è in del questa foto? no, purtroppo qui non Qui non c'è. conosci nessun altro, qua ci No. vorrebbe qualche altro esperto Che ci pot di che sì. calcio. Purtroppo noi abbiamo trovato solo questa di foto, per Purtroppo io con fortuna. fatica perché Ci per me dispiace non dispiace. aver potuto mostrare molto di più, ma se così sarà, se vengono fuori, perché le famiglie conservano magari le foto e i ricordi Senza che. nei posti più. Esatto. Va E bene. quindi va bene, grazie tante, ciao. Insieme cor si griderà, forza, forza, Tigrotti, il nostro cuore batte ancora, torneremo grandi insieme, blue white coast. Oh,
grotti, al cielo il nostro grido, con la fede che mai più ci lascerà. Forza te vaccine, la più bella sei tu fra tutte le stelle. Forza te vaccine, la più bella sei tu fra tutte le stelle.